Se siete pronti, iniziamo la sessione del pomeriggio, seguendo un po' il filone della riflessione che è stata fatta stamattina a livello, diciamo, macroscopico, a livello teorico e a livello di realtà italiana sulla immigrazione, sui legami tra immigrazione e salute. Il tema anche di questo pomeriggio sarà il diritto alla salute declinato a livello locale, riprendendo un po' quello che si è detto come nodo centrale di stamattina, cioè che salute non vuol dire sanità e tutela della salute non vuol dire assistenza sanitaria, ma che l'assistenza sanitaria si colloca in un punto ben preciso del percorso di salute di una persona, e che la salute di una persona si costruisce attraverso tante politiche, politiche sociali, politiche territoriali, politiche urbane. E in questo senso abbiamo voluto a questo tavolo non solo una rappresentante dell'ASL, che è la dottoressa Linda Campanini, che come noi, diciamo, come noi operatori sanitari si colloca sul fronte più dell'assistenza sanitaria, ma anche altre figure che all'interno delle istituzioni promuovono e partecipano alla promozione di politiche di integrazione, di politiche sociali. E quindi abbiamo, dopo ve li presento, rappresentanti del Comune, della Provincia e della Regione di Bologna. L'idea appunto è quella di promuovere e costruire la salute all'interno di tutte le politiche. Questo è uno slogan, è una piattaforma, diciamo, operativa che è stata promossa a partire dall'Unione Europea e poi è stata ripresa anche dal Ministero della Salute italiano, che sottolinea appunto quanto lo sforzo congiunto e integrato dei vari attori sia fondamentale nel contribuire a promuovere e a tutelare la salute di tutti i cittadini. Noi ci sentiamo un pochino, e questo l'ha detto anche questa mattina Romeo Zendron, osservatori privilegiati, cioè noi siamo chi concretamente nel territorio si trova a confrontarsi con le persone che hanno bisogno, e quindi misura in qualche modo nel proprio operato l'efficacia o la non efficacia delle politiche che sono pensate, che sono promosse e implementate a livello istituzionale, a livello territoriale. In questo senso l'intento del confronto e di questo momento di chiamare a parlarci e a confrontarci è quello di scambiarci le relative esperienze e di proporci come un po' sentinelle di quello che accade sul territorio, che purtroppo in tanti casi è abbastanza problematico e soprattutto si scontra con l'insufficienza a volte dei mezzi del volontariato puro di far fronte ai problemi, o perlomeno la non completezza, ecco. In questo senso il momento che viviamo qui di confronto è un momento puntuale, è un momento, se vogliamo, culturale anche, è un momento per allargare la cosa e il discorso a chi vuole sentirlo, operatori del settore, pubblico interessato. Però lo slancio, l'offerta, la proposta che noi facciamo anche come associazione Socos e come rete di associazioni che si occupano di immigrati è che questo possa essere magari l'inizio di un percorso di avvicinamento progressivo tra realtà del terzo settore e istituzioni, volto appunto a creare delle sinergie positive tra chi osserva i fenomeni sul territorio e chi poi ha la responsabilità e il compito di attuare politiche per far fronte alle difficoltà e alla tutela dei diritti delle persone. Quindi io non prendo più tempo, vi presento brevemente l'ordine, lo seguiremo, diciamo, dal grande al piccolo, solo in termini territoriali, quindi partiremo con la Regione, e abbiamo il dottor Marzio Barbieri, funzionario del Servizio delle Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione della Regione Emilia-Romagna, poi abbiamo il dottor Lelleri della Provincia e anche responsabile dell'Osservatorio Provinciale sull'immigrazione, abbiamo il consigliere comunale Leonardo Barceló, che è qui in duplice veste sia di consigliere comunale che di immigrato, e quindi porterà la sua esperienza in questo senso, e per quanto riguarda la ASL, la dottoressa Linda Campanini. A tutti abbiamo chiesto di portare la loro esperienza personale e di darci un breve inquadramento di come queste istituzioni operano, qual è il loro spazio, diciamo, all'interno della costruzione di politiche che hanno a che fare con la salute o comunque con la promozione dei diritti che poi impattano sulla salute. Quali sono le criticità, quali sono le cose che attualmente vengono invece fatte, le cose positive, abbiamo visto esperienze positive in altre parti della nostra regione.
E a seguire cercheremo di aprire un po' la discussione e la riflessione con spazio per domande e spazio per approfondimenti. Passerei la parola al dottor Barbieri. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. E come prima cosa sono stato incaricato dal Presidente della Regione Errani di salutarvi e di ringraziare Socos perché era stato invitato a presenziare questo incontro. In questo momento è a Roma, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, a parlare di federalismo fiscale, per cui insomma diciamo è sempre giustificato. Chiedo anche scusa a nome di Stupini, che doveva il mio caposervizio, che invece è impegnato a Diversity, sempre qui a Bologna, questa è una delle manifestazioni diciamo, collaterali. Il mio è un intervento innanzitutto istituzionale, nel senso che il mio mandato è quello di parlare sostanzialmente della regione e di quelle che sono le linee strategiche implementate dalla regione. Io inizierei dando dei numeri, non perché sono particolarmente mattacchione, ma perché probabilmente anche iniziando dagli ordini di grandezza si cominciano anche a interpretare altre correlazioni. Allora, il 1 gennaio 2008 in Emilia Romagna risultano residenti 366.000 stranieri. Ancora non c'è la distinzione tra neocomunitari, comunitari, eccetera. Sono 365.000, 366. Sono l'8,6% della popolazione. 5 anni fa erano la metà. Quindi l'anno scorso, cioè il 1 gennaio del 2007, erano 318.000. Quindi si tratta di un fenomeno che è costantemente in aumento, ma che già presenta tutta una serie di caratteristiche di forte stabilità. È ormai un fenomeno strutturale, ma anche un fenomeno che si sta radicando sul territorio. Alcuni dati sono che le ex carte di soggiorno, cioè i permessi di soggiorno di lunga durata, passano da poco più di 41.000 del 2004 a 100.400 nel 2007. Quindi le carte di soggiorno sono quei documenti che non necessitano di rinnovi, eccetera. Altra cosa, il forte livello di ricongiungimento familiare, la crescita della componente femminile che ormai si attesta sul 50% e il grande numero degli studenti stranieri iscritti nelle nostre scuole. Il 10,7% degli studenti di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 2006-2007 sono di origine straniera. La caratteristica soggiacente al processo migratorio è che è fortemente conseguente al mercato del lavoro. Oltre 2/3 degli stranieri maggiorenni residenti hanno un'occupazione regolare e secondo dati Unioncamere, anche perché ogni tanto è bello dire non solo quanto costa ma anche quanto portano, contribuiscono al 10,8% del PIL regionale, nonostante siano meno del 9% tutti, quindi anche quelli in età non attiva, contribuiscono all'11% del PIL regionale. La consistenza numerica degli stranieri varia in maniera direttamente proporzionale ai tassi di occupazione nelle varie province. Quindi non c'è una concorrenza diretta degli stranieri rispetto al mercato del lavoro. Gli stranieri vanno dove bassi sono i tassi di disoccupazione, dove alta è la domanda di lavoro. Sono cifre queste che
secondo me aiutano a ragionare e anche a capire il fatto che nei prossimi anni ci saranno ancora una serie di sfide che già sono in essere, ma altre che dobbiamo in qualche modo governare. Alcune che riguardano, diciamo, le politiche di tipo nazionale, che sono sostanzialmente poi quelle più legate al contrasto dell'immigrazione clandestina, nel senso che la competenza degli accessi è nazionale, ma ci sono anche le politiche che sono di competenza regionale e locale, che sono quelle dell'integrazione e dell'accoglienza. Integrazione e inclusione sociale sono fondamentali, si diceva, sia per, come dire, che sono comunque fortemente correlate alla salute, ma anche perché, per citare una cosa che si diceva stamattina, rispetto alla paura che sta in qualche modo rimontando nei confronti degli stranieri, e anche per, come dire, a conferma di alcune di una testimonianza che c'è stata, chi è conosciuto e chi è integrato non è straniero per definizione. Ecco dunque che il cambiamento della componente della popolazione regionale è in atto. Quello che si deve fare è capire se vogliamo che si lavori affinché queste persone diventino parte della società, o piuttosto se vogliamo che siano una società a parte. E certo, la Regione è cosciente che il processo di integrazione non è un processo che automaticamente nasce da sé in forme, come dire, spontanee e lineari. Da questo punto di vista si avvale di strumenti propri per accelerare e favorire questo processo di inclusione e accoglienza. Gli strumenti che sono propri sono la normativa regionale. A questo proposito cito la legge 5 del 2004, che è stata la prima legge regionale dopo la riforma del titolo V della Costituzione, che ha legiferato in tema di migrazione, e come atti conseguenti sia la legge regionale che a altre disposizioni normative, la Regione agisce sia con il piano triennale, cioè il programma triennale per l'immigrazione, e il prossimo 2009-2011 sta per essere approvato, e con il piano sociosanitario regionale, che prevedono tutta una serie di azioni integrate che sono direttamente correlate all'accoglienza, all'integrazione e, perché no, alle politiche di salute. Questi due programmi triennali in particolare prevedono numerose azioni di tipo trasversale, che interassessorile in termine burocratico, e agiscono su azioni di osservazione, cioè capire come si sta dimensionando il fenomeno, di promozione, cioè politiche per il lavoro, per la formazione, per l'alfabetizzazione, per l'interculturalità, per la valorizzazione delle culture, per la cooperazione internazionale, forme di partecipazione e di rappresentanza. Qualcuno stamattina l'ha detto, da questo punto di vista la Regione agisce dei processi che favoriscono, per quanto possibile ovviamente, visto che il diritto di voto è riconosciuto agli argentini che hanno i nonni italiani, che non sono mai stati in Italia, che non pagano le tasse in Italia, ma non è riconosciuto a persone straniere che non sono cittadini italiani o della comunità europea, che pure vivono da 30 anni da noi e pagano le tasse. Questa si surroga con dei meccanismi che sono quelli della partecipazione nelle consulte o in altre forme di rappresentanza locale. Questa la Regione, da questo punto di vista, agisce in termini propri e anche forti. Attua politiche di contrasto, soprattutto alla tratta, alla discriminazione e all'esclusione sociale.
Opere e interventi quali accoglienza, protezione internazionale, politiche abitative, sicurezza, oltre naturalmente agli interventi di ambito sociale e sanitario. E, dicevo, sono azioni che impongono delle strategie trasversali, delle strategie integrate e che all'atto, diciamo, della elaborazione vedono proprio tutti i colleghi che operano nei vari settori che ho citato prima, cioè il lavoro, la formazione professionale, la scuola, eccetera, lavorare assieme. E questo per dare un'idea, diciamo, di come si opera sul piano anche formale. Da questo punto di vista, credo che invece passando a degli ambiti un po' più operativi, qualcuno stamattina diceva che in termini generali gli immigrati, diciamo così, giungono sostanzialmente sani, sono sani all'origine, tra virgolette, no? E in qualche modo la loro esposizione ai fattori di rischio per la salute aumenta e, come dire, si rafforza nell'agire il loro percorso migratorio. Do un dato molto, molto grossolano che dà un po' l'idea della veridicità di questa affermazione. Nel 2007, sono ancora dati, come dire, parziali e ufficiosi, ma nel 2007 sono stati 60.783 i ricoveri ordinari, sia in regime ordinario che di day hospital, negli ospedali della regione Emilia-Romagna, con un tasso di ospedalizzazione grezzo pari a 178,8 per mille. Quello degli italiani è di 213,2 per mille, per cui insomma non ci sono ovviamente tra gli immigrati molte persone anziane, e questo in qualche modo aiuta, però questa, diciamo così, assunzione di sanità, diciamo così, ad origine, passatemi questo termine orrendo, cioè, è ovvio che anche nell'esporsi ai fattori di rischio noi osserviamo come gli immigrati normalmente, anzi i migranti, perché accetto la provocazione di stamattina di Ardigò, i migranti hanno delle specifiche anche rispetto a alcune tipologie, diciamo così, di tipo epidemiologico. Sono più esposti a traumi, ad avvelenamenti o a malattie della pelle a causa dei fattori di lavoro, fanno lavori più pericolosi o perché spesso eludono anche norme di sicurezza per una serie di motivi, non ultimo quello che lavorano in nero. Incorrono in rischi maggiori di incorrere in patologie psichiatriche, soprattutto a causa di deficit relazionali o per esclusione sociale oppure per il fallimento dei processi migratori. La relazione, diciamo così, se la relazione tra condizioni di salute ed esposizione ai fattori di rischio dipende per tutti, migranti, residenti, dal mix di determinanti biologici, contesti ecologici, profili culturali, comportamenti collettivi, eccetera, per gli immigrati molto più che per la gran parte dei residenti, la salute può però essere condizionata anche dallo status giuridico, qualcuno lo rilevava, essere regolari o non esserlo, avere la possibilità di iscriversi al sistema sanitario nazionale o no, è un determinante forte. Tale necessità di soddisfare bisogni primari in modo impellente da condizione di vita economica, casa, lavoro, dalla presenza di barriere conoscitive, dalla presenza di barriere culturali e linguistiche. Possono essere determinanti nei fattori di rischio anche, diciamo così, la carenza o l'assenza di personale qualificato a trattare su tematiche migratorie,
il senso di fiducia o di sfiducia o la possibilità in qualche modo anche culturale di impattare, di relazionarsi con operatori sanitari, uomini o donne, che qualcuno può in qualche modo come dire, rifiutare o accettare poco volentieri. Ecco, oltre a questo, e soprattutto in un contesto giuridico nazionale, diciamo così, poco migrant friendly, se vogliamo usare una sorta di neologismo inglese, la Regione Emilia-Romagna cerca in qualche modo di mettere in campo degli interventi mirati sia per accelerare i processi di inclusione e di interazione sociale, così da ridurre molte delle esposizioni ai rischi che citavo per la salute, dall'altro preso ad assicurare a tutti, a partire da coloro ovviamente che sono in possesso di regolari titoli di soggiorno, lo stesso livello di prestazioni e di servizi offerti ai cittadini italiani. Aumentando però, e questo lo dice l'articolo 13 della legge regionale 5 del 2004, anche le garanzie e gli interventi a favore dei cittadini presenti in modo irregolare, assicurando, oltre alle prestazioni d'urgenza, già previste dalla normativa nazionale, anche interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad esse correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva e la promozione di interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto a comportamenti a rischio. Questi interventi si collocano poi in un contesto strategico di politica pubblica che si basa su servizi e prestazioni fortemente universalistiche e non separate. Cioè la strategia della Regione è quella di non creare servizi differenziati per target specifici di popolazione, con delle eccezioni ovviamente, nel senso che limita questi interventi differenziati a target di popolazione migrante specifica e per tempi limitati, neo arrivati e irregolari. Contemporaneamente però si prevedono azioni trasversali di impegni per promuovere e implementare servizi e procedure che pongono attenzione alle differenze culturali e che facilitino l'accesso ai servizi pubblici in generale e a quelli sanitari e sociosanitari in particolare, campagne informative mirate, mediazione interculturale, percorsi di educazione sanitaria. Da questo punto di vista, tra i tre macro obiettivi che vengono individuati per il prossimo programma triennale, oltre all'alfabetizzazione e alla promozione di attività di contrasto al razzismo, un focus e un'attenzione particolare viene proprio messa sulle attività di mediazione interculturale, di accompagnamento ai servizi. E questo mi sembra un grosso contributo. Si tratta infatti di un tema che dovrebbe avere un forte impatto sugli interventi sanitari. Lo stesso piano sociosanitario individua nella mediazione interculturale una risorsa indispensabile ad attivarsi a livello distrettuale nei servizi sociali e sanitari che maggiormente sono a contatto con i cittadini con culture e stile di vita diverse, proprio per superare difficoltà di origine linguistica e culturale e favorire la conoscenza e la comprensione di altri punti di vista, di percezioni differenti dello stato di salute e di malattia. E in questo c'è anche una sorta, come dire, sottesa di formazione sul lavoro per gli immigrati, cioè, per gli operatori. Cioè operatori che in qualche modo si devono anche confrontare con punti di vista diversi affinché possano in qualche modo rielaborare gli stessi strumenti di comunicazione e di interrelazione con gli utenti. Questa
questa necessità proprio di intervenire al favorire in qualche modo l'accesso ai servizi ordinari, in qualche modo spinge, oltre a costruire pratiche di mediazione interculturale, anche a, come dire, stressare in modo particolare tutti gli strumenti che sono sottesi all'ascolto, all'informazione, all'orientamento, al favorire gli accessi. E questa è, come dire, sarà una delle prossime linee strategiche che vengono portate avanti. Insieme naturalmente a tutti quei soggetti che già queste pratiche, queste procedure le stanno attuando da tempo, e mi riferisco da questo punto di vista a soggetti come quelli del terzo settore, come Socos, che come dire, da tempo utilizza questi strumenti e che in qualche modo è stato anche capace portarle e di fare in modo che siano in qualche modo istituzionalizzati. Nello specifico, il prossimo piano sanitario regionale invece individua anche delle linee strategiche di intervento su dei temi. Uno di questi è la riduzione, ad esempio, del numero dei ricorsi all'interruzione volontaria di gravidanza, che tra le donne straniere è molto più alto che non tra le donne italiane. Già però dal 2007 rispetto al 2006 i primi dati ci dicono che questo intervento, che c'è un minor ricorso da parte delle donne straniere alla volontaria. E una delle ipotesi che si stanno formulando è che siano stati proprio percorsi di orientamento, di formazione, di educazione sanitaria ed educazione alla contraccezione a favorire questo abbattimento, diciamo, del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. Altra area di intervento specifica su cui la Regione nei prossimi 3 anni chiama le unità sanitarie locali a lavorare è quella del ricorso, della diminuzione dei traumi e degli infortuni sul lavoro. Naturalmente tutto questo senza trascurare tutte le altre voci che sono normalmente ascritte a quella che prima si chiamava la medicina delle migrazioni, che erano state in qualche modo citate, cioè malattie infettive, eccetera. Chiudo qua, nel senso che poi magari con le domande si può in qualche modo rispondere meglio a temi e a quesiti. Volevo però fare, prima di chiudere, una finestra, cioè parliamo sempre di migranti e di salute in termini di fruitori, di consumatori, no? Di persone che in qualche modo abbisognano di cure. Volevo fare solo 2 flash. Intanto il loro impatto sui costi del servizio sanitario, proprio per le caratteristiche che hanno, è molto più basso di quanto non sia il loro apporto anche in termini fiscali rispetto al suo mantenimento. Un dato recente, credo di ieri o dell'altro ieri, pubblicato dal Sole 24 Ore, stima nel 10,5% la contribuzione INPS che viene data dagli immigrati. Non sono in Italia il 10% della popolazione lavorativa. E a ben guardare vuol dire che una pensione su 10 in qualche modo ce la paga una persona che probabilmente non la prenderà nemmeno questa età. Non solo, noi abbiamo sistemi sanitari che non collassano proprio grazie agli immigrati. In Emilia-Romagna stimiamo tra i 50 e i 55 mila le badanti, o per usare un termine più politicamente corretto, le assistenti familiari, che lavorano come nelle nostre case al servizio e all'assistenza degli anziani. Ma non solo, noi abbiamo che
il 13% degli operatori socioassistenziali dell'intero sistema regionale di cura agli anziani, di quello istituzionale, quindi assistenza domiciliare, case di riposo, case protette, eccetera, sono straniere. Il 15% degli infermieri che lavorano nei servizi per anziani sono stranieri. Il 12% degli infermieri che lavorano nei servizi sanitari della regione, quindi ospedali, case di cura, cliniche, eccetera, sono stranieri. Sono 3.311, non vengono contati gli argentini, che spesso hanno appunto la nazionalità italiana, che sono tra i pochi che possono anche accedere ai concorsi. E poi 1.200 sono i medici stranieri che lavorano in Emilia-Romagna. Ecco, questo per dire che, come dire, la salute si può anche leggere da un'altra parte. L'apporto degli stranieri alle nostre condizioni di salute non è assolutamente trascurabile. Con questo credo di chiudere. Grazie mille. Passiamo adesso la parola a Raffaele Lelleri dell'Osservatorio Provinciale sull'Immigrazione. Dunque, buongiorno. Io lavoro in provincia all'Osservatorio delle Immigrazioni, che è un progetto insieme al Comune di Bologna, alla Prefettura di Bologna, all'interno del Servizio Politiche Sociali e per la Salute. Dunque, la provincia è uno di quegli enti inutili, insomma, che non si capisce bene cosa fa. Quindi vorrei spendere due parole per dirvi, ecco, non tanto per incensarci, ma per dirvi un po' cosa possiamo servirvi, ecco, nel senso che nell'attività magari che fate ogni giorno forse possiamo esservi di qualche utilità. E il nostro compito come osservatorio è proprio quello di supportarvi da questo punto di vista. Beh, la provincia è un ente intermedio, quindi non fa leggi, non offre neanche servizi direttamente all'utenza immigrata, ma ha un ruolo più di collegamento tra appunto il livello regionale e i comuni, i distretti e il terzo settore. Noi ci occupiamo molto di programmazione concertata, nel senso che cerchiamo assieme agli enti locali innanzitutto, ma anche tutta una serie di altri soggetti, di applicare in maniera flessibile sul nostro territorio ciò che la regione decide appunto a livello di normativa e di piano socio-sanitario. Volevo dirvi che questo peraltro è un momento molto importante della programmazione dei servizi sociali e sanitari, ed è un momento nel quale credo esperienze come la vostra debbano prendere forse più voce del solito, perché stiamo decidendo quale assetto e quale contenuti dare ai servizi sociali e sanitari del prossimo triennio. Forse molti di voi lo sanno già, comunque già da qualche tempo nella nostra regione i servizi sociali e sanitari e sociosanitari in qualche modo rispondono a quelli che una volta si chiamavano piani di zona e ora da adesso si chiameranno piani di zona per la salute e il benessere. E l'idea è di mettere insieme comuni diversi per fare politiche integrate, mettendo anche i pezzi di politiche diverse assieme, quindi salute, sanità, ma anche lavoro, scuola, formazione e quant'altro. Ci sono vari documenti, ci sono vari gruppi di lavoro, sia a livello provinciale sia a livello territoriale e cittadino. Vi invito, quando riceverete l'invito a partecipare a questi gruppi, perché di sicuro lo riceverete, ad andarci, ecco, perché io ho l'impressione che noi come pubblico cerchiamo di fare del nostro meglio, abbiamo anche una serie di sistemi informativi, di dati, informazioni, però una serie di
conoscenze le avete solo voi, che in qualche modo avete a che fare poi con il territorio più da vicino e poi con un particolare tipo di target. Ecco, se io vi invito a portare appunto la vostra voce in questi contesti perché possano essere inseriti nella programmazione, essere presi in considerazione da tutti quanti. E dunque l'osservatorio è un osservatorio statistico e noi abbiamo siamo in realtà due persone e mezzo, c'è tra l'altro anche il nostro Marcello che appunto lavora con noi per un anno. E noi abbiamo due compiti, uno è quello di raccogliere le informazioni e metterle in circolo. Io non mi occupavo di immigrazione fino a 4-5 anni fa. La cosa che ho imparato in questi 5 anni è che questo campo è un campo nuovo dove purtroppo un sacco di gente pensa ancora di essere la prima a fare certe cose, per cui in qualche modo spesso succede che gli errori vengono ripetuti di volta in volta. Questo per due motivi principalmente: un po' perché chi invece ha molta esperienza alle volte non riesce a consolidare le cose che ha preso perché gli altri le possano imparare, un po' perché c'è anche un po' di forse presupponenza da parte di alcuni soggetti che magari, siccome pensano di essere già bravi nel proprio campo, pensano di poter applicare tout court le proprie conoscenze al campo dell'immigrazione. Ecco, adesso sto un po' drammatizzando, però l'osservatorio nasce anche appunto con l'idea di mettere in circolo un po' le conoscenze, le informazioni, le buone e le cattive pratiche, affinché non sia necessario sempre ricominciare da zero ogni volta, peraltro perdendo un sacco di tempo, di soldi e quant'altro. Però questo posso dirlo, sapete, questo obiettivo io credo diventerà ancora più importante nei prossimi anni, perché visto che i soldi sono in calo nel mondo del welfare, un sacco di soggetti che finora di immigrazione non si occupavano stanno appunto allargando il proprio mercato, inserendoli anche queste, quindi devono incominciare ad apprendere anche delle cose che magari noi diamo già per scontate. L'altro obiettivo è quello di raccogliere dati. Dati di tipo statistico innanzitutto, ma non soltanto, perché vorremmo aiutare gli enti locali e il terzo settore a ideare, realizzare interventi mirati, efficaci, come voi sanitari dite, in qualche modo evidence based, cioè non ha senso avere soltanto una buona idea, bisogna poi avere chiaro chi si ha di fronte e che effetti questo ha. Io credo che la questione dei dati non sia solo una questione puramente accademica o diciamo gelidamente statistica, ma sia una questione importante, visto che la popolazione nostra target, oltre a essere numerosa e in aumento, io credo è sempre più differenziata notevolmente al proprio interno e quindi forse nessuno di noi riesce ad avere un'immagine a 360 gradi di quello che significa essere stranieri a Bologna e provincia. Forse abbiamo delle esperienze personali o professionali di settore, forse una ricerca statistica di qualità, una ricerca di qualità riesce a mettere insieme i vari pezzi. Vi dico questo perché ci sono alcune parole chiave che noi ci diciamo in provincia e che mi piace condividere con voi. Beh, innanzitutto noi ci diciamo che il problema non è più soltanto favorire l'accesso, ma monitorare la qualità della fruizione dei servizi, perché forse magari siamo riusciti in questi anni, grazie anche a servizi mirati, a sportelli come Socos, a raggiungere una serie di appunto magari sottopopolazioni che una volta non raggiungevamo. Sappiamo per me ancora troppo poco poi di che succede a queste persone che nei servizi riescono ad entrare, cioè qual è la qualità del percorso e del trattamento che ricevono. E quindi io
dire che abbiamo una popolazione differenziata significa dire ok, continuiamo a investire sul primo accesso, quindi magari sui neoarrivati, sulle persone che sono disorientate, ma cominciamo anche a investire sulla qualità dei trattamenti, di chi magari già qui è da 10 anni e magari solo perché magari non riesce a spiegarsi bene o ha una deferenza verso l'operatore sanitario di turno, magari subisce dei trattamenti sanitari non di qualità o non opportuni, non consensuali, via dicendo. L'altra cosa che mi viene da dire come parola chiave è che che il sistema di welfare, i diversi soggetti devono certamente occuparsi di bisogni primari, come si diceva prima, ma devono ampliare le proprie competenze anche sui cosiddetti bisogni secondari, che non sono velleità, cioè non è l'autorealizzazione e quant'altro, ma fanno parte, insieme al senso di appartenenza, all'automutuo aiuto, alla partecipazione, al sentirsi responsabili e poter dire la propria, di quel capitale sociale che secondo noi è uno dei determinanti più importanti della salute e del benessere delle persone. E, fermo rimanendo che rimangono, come diceva bene Barbieri prima, poi in realtà alcune questioni ineludibili, per cui lo status legale, voglio dire, anche se c'è, rimane una questione fondamentale. Voglio dirvi due dati su una ricerca che abbiamo fatto di recente, che è ancora da pubblicare. Abbiamo intervistato 350 stranieri immigrati già da 10-15 anni, quindi in qualche modo che non sono gli immigrati che magari conosciamo, che conosce Socos, di cui solitamente si parla, sono un po' la maggioranza silenziosa. Bene, ci interessava vedere se queste persone dopo 10-15 anni avessero fatto dei passi in avanti, scusatemi il termine poco professionale, nella direzione dell'integrazione e dell'inserimento sociale. Beh, innanzitutto noi lo sapevamo già, però ci piace ritrovarlo, il 55% di queste persone che ora lavora, no? Fa tutto, dice che ha passato un periodo di clandestinità, ce l'ha detto proprio fuori dai denti, quindi la maggioranza relativa di queste persone, che vi dico sono già immigrati di media lunga durata, ha avuto problematiche di questo tipo. Poi vabbè, tutti hanno il televisore, tutti hanno il frigorifero, il 30% c'è internet a casa, quindi abbiamo, insomma, a livello di beni di massa siamo abbastanza ormai quasi equiparabili agli italiani. Il 50% dice di avere mal di schiena, che è una variabile, cioè che è una cosa che ci ha un po' stupito. Peccato che non ci sia Giovanna Dallari qui, che ha curato questa parte della ricerca. Cercheremo di interpretarlo un po' meglio. E soltanto due ultimi dati: il 50% è dipendente a tempo pieno indeterminato. Questo va un po' in direzione opposta a forse a un'idea che ci diciamo sempre, invece, che c'è questa iperprecarizzazione. Insomma, forse c'è di sicuro una parte precaria che lavora in nero, vi dicendo, ma c'è anche una parte che dobbiamo ricordare, che altrimenti ci sfugge. Vabbè, il 91% è occupato, solo il 6% è disoccupato, ma questo ce l'aspettavamo, visto che gli immigrati non possono permettersi di rimanere disoccupati a lungo, perché voi sapete che il rinnovo del permesso di soggiorno altrimenti non è permesso. E nonostante queste persone siano in Italia, l'ultimo dato, già anche da 10-15 anni, ben il 40% dice di non capire sempre quello che gli dicono i propri colleghi o i capi sul lavoro. Ecco. Ce ne sono molti altri dati, casomai poi ve li dico. Soltanto una cosa a livello sanitario, un dato buono: il 98% è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, però parliamo di una sottopopolazione di immigrati che è ovviamente diversa da chi è appena arrivato e deve orientarsi. Ecco,
Stavo dicendo, come osservatorio noi cerchiamo di tenere, diciamo, l'attenzione su più sottopopolazioni contemporanee, l'attenzione su più popolazioni contemporaneamente, anche su questa, che probabilmente ha bisogni in parte, ha bisogni di sicuro diversi rispetto a chi è appena arrivato o chi è clandestino, e magari ha bisogno più di partecipazione e di realizzazione, di autorealizzazione. Dico soltanto un'ultima cosa, poi casomai ne parliamo durante, se ci sono delle domande. Io credo che la maggior sfida, dunque, io credo che se siamo d'accordo che è il capitale sociale il determinante di salute più importante per tutte le persone, italiane o straniere che siano, allora la maggior sfida che il nostro sistema dovrà vincere finalmente, speriamo, nei prossimi anni, e di riuscire a fare delle politiche veramente integrate, innanzitutto tra sociale e sanitario, che sono due cugini che alle volte si guardano anche un po' in cagnesco, non sempre riusciamo ad integrarci appieno, ma anche con tutta una serie di altre politiche, quelle che ci vengono in mente per prime del lavoro e della formazione professionale, ma anche con quelle altre ancora, la cultura, lo sport, e quindi per poter veramente valorizzare al meglio le competenze di ognuno. Io credo che una componente così importante, siamo sull'8%, 10% della popolazione straniera sul nostro territorio, che a cui non diamo l'opportunità di partecipare appieno alla vita della nostra comunità, è un grave danno per queste persone, perché non riescono a realizzarsi, ma soprattutto per il territorio stesso. È un grande svantaggio che spero riusciamo a colmare nei prossimi anni. Grazie. Allora, facciamo parlare adesso Marcello Barcelò, che è consigliere comunale di Bologna. Io in primo luogo devo presentare le scuse del dottor Cristo Mesani, che è la persona che era stata delegata da parte dell'amministrazione comunale a presentare il nostro operato come comune a questo incontro, il quale purtroppo si trova impegnato nell'altro dibattito che si svolge a questo stesso orario in città e che ha a che fare con l'incontro Intercity, per cui si sta parlando dei problemi del razzismo a Bologna, sede di questo importante incontro, come dicevo prima, a livello europeo. In secondo luogo vi voglio ringraziare per l'invito, perché credo che la scelta che avete fatto sia per la mia doppia condizione di essere un consigliere comunale, inoltre di essere una persona di origine straniera, essere stato immigrato e poi cittadino italiano. Brevemente, ho seguito i lavori di questa mattina e questa mattina stessa, nei dati che venivano presentati, si diceva che in Italia dal 1974 comincia a essere un paese di immigrazione, che è il primo anno in cui ci sono più gli stranieri che arrivano che gli italiani che escono dal paese. Io sono arrivato proprio in quell'anno, e così che posso garantirvi che a livello biografico ho seguito tutto questo percorso. Inoltre, anche nel Consiglio Comunale mi impegno principalmente sulle tematiche dell'immigrazione. In questa situazione, tutti noi, credo quelli che ci troviamo questo pomeriggio insieme, crediamo che uno degli elementi di maggiore difficoltà sulle politiche dell'immigrazione è quello che si riferisce sempre a quel dilemma terribile, che quel dilemma tra i diritti della persona e i diritti del cittadino, perché effettivamente la salute forse è nell'unico campo dove meno male ancora
si continua a pensare che sono più importanti in primo luogo i diritti della persona. Nelle altre situazioni, parliamo del campo della giustizia, continuiamo sulla scuola, sul lavoro, sempre si arriva al punto per cui alcuni hanno più diritti di altri, e questo avere più diritti è legato proprio al concetto di essere cittadino. In questa situazione credo che in Italia effettivamente una modifica sulla legge della cittadinanza sia uno degli elementi di maggiore civiltà che possiamo proporre tutti noi insieme. Non è possibile che ci sono delle persone nate in Italia che alcuni con maggiore o minore fortuna si sono pure laureati e queste persone non hanno la cittadinanza. La richiesta della cittadinanza è molto molto difficile ottenerla quando non si è attraverso un matrimonio con una cittadina o con un cittadino italiano. Credo che questo deve essere un impegno a livello politico per cercare che ci sia una piena integrazione. E, come dicevo prima, ci sono dei ragazzi nati in Italia che fanno tutto il percorso scolastico e molti cittadini credono che siano cittadini italiani, invece sappiamo che la legge di cittadinanza italiana ha a che fare con il concetto di jus sanguine e si è cittadino italiano solo se uno dei due genitori è italiano o si vive in Italia da più di 10 anni. Credo che questo veramente sia uno dei grandi discrimini. L'altro è effettivamente la mancanza dei diritti politici. E qui è stato detto velocemente, ma ci dobbiamo, credo, soffermare. È vero che ci sono persone che all'estero, ci sono persone che purtroppo, forse perché molti avranno il desiderio di venire in Italia, ma avranno qualche problema e non sono mai potuti venire, sono cittadini italiani a tutti gli effetti e possono anche scegliere parlamentari nel Parlamento italiano. Qui ci sono persone che vivono in Italia da 10, 15, 20 anni e non hanno diritto neppure per scegliere i consiglieri di quartiere. Io effettivamente ho molto rispetto verso i consiglieri di quartiere, ma i cittadini stranieri non hanno nessun tipo di diritto. Questo è qualcosa che aiuta all'esclusione da un punto di vista politico, ma contribuisce molto anche che lo straniero non si senta parte della comunità dove risiede. È un elemento altamente negativo di non sentirsi un qualcuno che si possa esprimere, le cui opinioni possano essere prese in considerazione. E un altro elemento che è legato proprio con la tematica che voi seguite principalmente, che è sugli aspetti della salute. Qualche volta credo che uno dei punti da tenere in considerazione quando si parla dell'immigrazione è che in qualche occasione si possa cadere in un atteggiamento quasi neocolonialista. Sembra che lo straniero è nato il momento che è arrivato in Italia, che si faccia tabula rasa del percorso precedente che aveva questa persona. Molte volte non si tiene in considerazione l'età, il grado di istruzione, cosa faceva nel suo paese. Si parla sempre dello straniero e che come questa persona sia nata, ritorno a dire, quando è arrivata nel territorio italiano. Questo concetto mi è venuto anche in mente, rapportato pure con la legge di cui parlavo prima della cittadinanza. Le persone di cultura spagnola
se qualcuno non lo ha sentito dell'accento, provengo, sono di madrelingua spagnola perché sono di origine cilena. Le persone di cultura spagnola, quando prendono la cittadinanza in Italia, perdono un cognome. Guardate che tutto questo che sto dicendo è per arrivare sempre all'elemento centrale che ha a che fare con le politiche dell'immigrazione, dove c'è il senso di pensare che lo straniero è un ospite, che lo straniero è un qualcuno che si dovrà andare, che lo straniero è uno che non è uguale, che non ha gli stessi diritti degli autoctoni. Togliere un cognome a una persona è un qualcosa che ha a che fare con la propria identità da un punto di vista psicologico, ma anche, non ultimo, possa avere dei problemi con la convalida dei propri titoli di studi, se aveva con fortuna qualche patrimonio all'estero. E questo credo che lo ricordo perché serva a livello simbolico. È come se la persona fosse nata nel momento in cui diventa cittadino italiano. Gli si nega il secondo cognome perché in Italia le persone portano solo un cognome. E allora la persona che si chiamava Raúl Pérez Jiménez, quando diventa cittadino italiano, si chiama solo Raúl Pérez. E scompare il secondo cognome. L'ho utilizzato proprio, come dicevo prima, a livello simbolico di quello che non aiuta all'integrazione. La mancanza dei diritti politici civili ha a che fare che in un consiglio comunale, ad esempio, in qualsiasi organismo politico, le scelte che si devono fare per le risorse economiche per prima vanno ai cittadini. Credo che questo è ovvio, perché tanto sono questi che sceglieranno le autorità politiche, sono questi quelli che voteranno, gli altri non hanno questo tipo di possibilità di decidere e pertanto possono essere sempre lasciati per un secondo momento. Sul problema delle risorse, io sono sempre molto, per carattere, faccio sempre pochi complimenti, ma credo che effettivamente in una città come Bologna, come questa stessa regione Emilia-Romagna, c'è una grande risorsa che sono le persone come voi, le persone del volontariato, che contribuiscono all'integrazione degli stranieri con un alto impegno e danno una grande possibilità. E personalmente vi posso raccontare di un piccolo progetto, ma che possa servire ad esempio, se voi ritenete di prenderlo in considerazione. Nel problema di imparare la lingua è un grande problema, lo sappiamo tutti, e soprattutto quando si arriva in età adulta, perché quando si arriva bambini si va alla scuola, si fa tutto il percorso scolastico. Quando le persone arrivano in età adulta hanno ancora maggiore difficoltà. E qui a Bologna ci sono più di 40 associazioni di volontariato che insegnano l'italiano come seconda lingua alle persone di origine straniera. Allora, che cosa abbiamo fatto come comune? Abbiamo coordinato queste 40 associazioni, mantenendo ognuna di loro la propria autonomia. Il comune ha concesso un'aula didattica dove loro, questi insegnanti, si riuniscono, si scambiano le loro esperienze e di quel modo danno risposta a un qualcosa che l'ente comunale, da un punto di vista economico, non era in grado di poter dare la risposta adeguata. Personalmente credo che forse anche nel vostro settore, nel settore della sanità, ci possa essere questo tipo di coordinamento
e far sì che questo stesso coordinamento faccia delle proposte all'amministrazione proprio nel settore della salute, perché siete voi quelli che conoscete anche direttamente e potete dare un grande contributo pure agli amministratori sulle risposte adeguate. Io credo che in questo tipo di città, dove si gode della risorsa da parte del volontariato, ci possano essere questo tipo di situazioni che contribuiscono all'integrazione da parte degli stranieri. Penso che anche in tutto quello che ha a che fare con l'esclusione sociale, pure a livello della salute, e non ultimo anche aspetti del razzismo. Io finisco per adesso, ma sono disposto a rispondere alle domande che voi ritenete necessarie, a ricordare un fatto che credo che sia di estrema gravità e che a mio modo non ha avuto una risposta adeguata da parte delle forze politiche, da parte dei cittadini, che è l'uccisione di quel giovane 19enne a Milano la settimana scorsa. La gravità della violenza è enorme, ma c'è anche un'altra grande gravità, a mio modo di pensare, da parte delle forze politiche, da parte di alti carica dello Stato, si ha negato assolutamente che abbia qualsiasi sfondo razzista. E credo che questo non è possibile lasciar passare una situazione di questa gravità. E si continua a dire che quello è stato un atto di violenza, meno male che nessuno lo ha negato, ma che non c'è assolutamente nessun sfondo razziale nell'uccisione di questo giovane. Io oggi a quest'ora sarei dovuto andare a un incontro che si fa in città proprio per sensibilizzare e denunciare questo atto, ma ricordo che domani alle 11 del mattino in una libreria in via Goito numero 3 ci sarà un incontro proprio per solidarizzare con la famiglia di questo giovane e pure per esprimere il nostro pieno convincimento che dobbiamo alzare la guardia, del livello di guardia di fronte a atteggiamenti di esclusione e di razzismo che purtroppo cominciano a nascere, ma che noi stessi possiamo contribuire a fermarli. Grazie. Interviene Linda Campanini, rappresentante della ASL di Bologna. Ultima, ma anche forse la più sgradevole come intervento, perché noi ci occupiamo dell'applicazione della normativa rispetto all'assistenza sanitaria. Io ho la responsabilità dello sportello unico del coordinamento dello sportello unico distrettuale, dell'ufficio anagrafe che è collegato a tutta l'attività di rilascio della TEA, e sono direttore amministrativo di un distretto. Non ve lo dico per autoincensarmi, ma perché questo triplice ruolo mi permette di avere una visione complessiva. Il fatto di essere anche in un distretto mi permette di vedere da vicino quali sono i problemi dei cittadini. Che cos'è lo sportello unico distrettuale? Io sarò molto sintetica, non voglio appesantirvi. È la struttura organizzativa che si occupa dell'accesso alle prestazioni sanitarie. Sono quegli sportelli che una volta erano i CUP, adesso sportello unico distrettuale è uno sportello che deve essere polifunzionale.
nel senso che deve farsi carico delle problematiche del cittadino che vi accede e fare in modo di abbreviare i percorsi amministrativi. Questo in un futuro anche in un'integrazione con lo sportello sociale. È un lavoro che si sta facendo. Ma non solo questo, il compito dello sportello è anche quello di informare, di dare informazione ai fruitori dei servizi sui servizi presenti. Una delle cose che noi rileviamo è che spesso il cittadino e in particolar modo lo straniero non ha questa informazione. Oltre a questo, giustamente diceva Lelleri, anche quello di monitorare poi la qualità dei servizi che noi andiamo a erogare. Un dato oggettivo rispetto alla popolazione, i cittadini iscritti nella nostra anagrafe sono 883.000. Di questi 883.000, 8.900 sono comunitari, 72.350 sono extracomunitari, vi parlo di regolari, quindi questi sono regolari, 1.840 sono STP. È chiaro che noi abbiamo il dato di chi in qualche modo si regolarizza, chiamiamolo regolarizza anche l'STP perché almeno ha un documento che attesta un diritto, seppur minimale, all'assistenza. Noi, il nostro sistema organizzativo dello sportello è organizzato in rete, abbiamo cercato di fare in modo di costruire comunque delle reti di comunicazione, di informazione, reti di attività. Abbiamo una rete geografica perché su tutto il territorio di Bologna e provincia noi abbiamo 53 punti di accesso con 130 postazioni circa. Abbiamo 200 operatori che lavorano, 200 farmacie che fanno l'attività di prenotazione, il call center e dei punti autoprenotativi che sono presso i medici di medicina generale che però sono ancora molto limitati. Di che cosa si occupa lo sportello in particolare? L'attività dello sportello si divide in due settori molto importanti che sono l'accesso all'attività specialistica ambulatoriale, quindi prenotazione, incasso, ticket, e invece tutta l'attività che è legata al riconoscimento del diritto all'assistenza sanitaria. Vedi l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la scelta e revoca del medico, il rilascio della tessera di esenzione, l'autorizzazione per i cittadini, per gli assistiti iscritti di andare a curarsi all'estero, quindi è tutta quella parte che è legata poi a quel settore di cui si parla oggi, come riconoscere il diritto all'assistenza allo straniero. Ci troviamo ogni giorno in estrema difficoltà, perché anche oggi, io ho sentito, purtroppo non ho potuto esserci stamattina, ma degli intenti molto, devo dire, pregnanti, forti, un impegno ad andare avanti su certi percorsi, però purtroppo noi quando ci troviamo poi ad applicare la normativa vediamo che la normativa non è conseguente. Forse cose banali, ma noi ogni giorno dobbiamo trovarci per capire perché l'input che noi diamo anche agli operatori è sempre quello di dire pensiamo comunque che la legge ha un destinatario che ha un nome e un cognome, che ha delle esigenze, che è una persona spesso appartenente a una fascia debole, quindi dobbiamo preoccuparci di questo, ma purtroppo la normativa è carente e spesso non chiara. Io vorrei far vedere la raccolta di lettere, mail che io ho inviato a tutti gli attori che ritengo quelli deputati a dare risposte. Io non ho ricevuto mai risposta o quasi. Abbiamo il problema in questi già ormai da 5-6 mesi dei neocomunitari che non hanno copertura assicurativa nel paese di provenienza, non sappiamo come fare. Allora, io ho scritto anche al Ministero chiedendo la possibilità di vedere, di attivare dei percorsi, di fare in modo che anche per questi ci possa essere un documento che dia loro la possibilità di dire ho diritto a questo, ve la dico banalmente. Purtroppo non abbiamo risposta e ogni giorno dobbiamo trovare degli stratagemmi. Allora, io ho partecipato volentieri all'incontro di oggi.
perché credo che attraverso le associazioni, attraverso il volontariato, attraverso chi lavora a contatto con queste persone, sia possibile costruire comunque, fare in modo di fare sentire di più anche la voce nostra, perché una voce, noi facciamo una fatica enorme, perché poi giustamente anche Socus mi dice, ma come facciamo? Non sappiamo come fare. E io devo decidere spesso sulla mia personale responsabilità delle direttive, devo dare delle indicazioni. Quindi io credo che sia importantissimo che riusciamo a costruire dei percorsi di integrazione. Credo che siamo partiti, in luce ci sono, con le associazioni di volontariato, con le associazioni di mediazione interculturale. Noi abbiamo fatto fra il 2007 e il 2008 dei corsi di formazione proprio per gli operatori, sull'assistenza agli stranieri, formazione che noi facciamo una formazione continua, perché oltre a questi corsi, a cadenza quindicinale, poi abbiamo degli incontri con tutti gli operatori di sportello. Abbiamo voluto la presenza della mediazione interculturale e credo sia stata un'esperienza molto importante, perché anche nella cultura dell'operatore di sportello abbiamo visto che c'era una grossa carenza, no? Ma questo poi cosa vuole? C'è un po' questa abitudine a trattare lo straniero con questo atteggiamento culturale. E noi invece vogliamo che sia chiaro che se vogliamo costruire dei percorsi equi e avere comunque garantire l'equità di accesso all'assistenza, dobbiamo fare in modo anche di fare un cambiamento culturale, anche in noi operatori. Il lavoro che stiamo facendo è difficile, però io credo che se davvero, e non vuole essere retorica, riusciamo a costruire un'integrazione fra tutti gli attori coinvolti, che sono anche i sindacati. Io quando faccio un aggiornamento alle linee guida per gli operatori di sportello, ho un elenco, ho le mail e li mando a tutti coloro che secondo me hanno contatto comunque con lo straniero. Con Socos l'avevamo cominciato, ma mi sembra che poi si sia interrotta questa comunicazione, ma è indispensabile, anche perché noi da voi riusciamo a recepire i bisogni di queste persone. Allora, ringraziamo innanzitutto tutti i relatori questo pomeriggio che ci hanno esposto un po' le loro esperienze relative al loro campo d'azione, alle loro competenze specifiche.